Manda su Facebook, lo so. Era qui. Vai, andiamo. Via. Ciao a tutti, siamo in diretta. Aspettiamo i soliti 2 minuti per iniziare la diretta di questo sabato. Giusto un minuto e iniziamo, sono le 20, alle 20:01 iniziamo. Prima di iniziare vi aggiorno, oggi abbiamo con noi Sandra Felicioni, che ringrazio. E il sabato abbiamo deciso di fare una diretta qui alla centrale operativa del COC e ringrazio tutti i volontari, tutte le persone che stanno lavorando quotidianamente per cercare di dare risposta sulle emergenze, in particolar modo le emergenze alimentari. Stiamo raccogliendo tante telefonate anche da parte di tutta la provincia, quindi cerchiamo anche di dare le giuste informazioni a tutti. E quindi il sabato facciamo un riepilogo settimanale e anche giornaliero. Così con Sandra possiamo dare tutte le informazioni anche ai nostri amici sordi. Allora, partendo dal riepilogo settimanale, i buoni spesa ne parleremo nella seconda parte, così aggiorneremo anche le ultime notizie e come ci stiamo strutturando. Abbiamo istituito un IBAN per le donazioni, l'IBAN è pubblicato sulla pagina di copertina della mia pagina Facebook. Stanno arrivando tante donazioni e ringraziamo tutti coloro che stanno donando e facendo donazioni per gli altri, soprattutto per le persone che sono più in difficoltà in questo momento. Ricordiamo che per fare le donazioni dobbiamo, l'intestatario è il comune di Ascoli Piceno, la causale è protezione civile, donazione emergenza coronavirus. Chi effettuerà la donazione deve mettere il proprio nome e cognome, è molto importante. Ovviamente i soldi che raccogliamo da queste donazioni saranno destinati alle problematiche dell'emergenza di tutta la città di Ascoli, quindi tutte le famiglie ascolane. Poi abbiamo attivato la spesa solidale, troverete sul sito del comune tutte le attività commerciali che hanno aderito alla spesa solidale e quindi quando si va a fare la spesa possiamo lasciare all'uscita degli alimenti o beni di primaria necessità per le famiglie più bisognose. Ogni giorno raccogliamo
tanta solidarietà e vi ringrazio. Abbiamo fatto una consegna a tutti i supermercati di mascherine per cercare di permettere ai gestori delle attività di consegnare ai clienti che ne sono sprovvisti di mascherina e la prossima settimana faremo un'altra consegna e cercheremo di darlo anche alle case di riposo, alle RSA. Oggi abbiamo distribuito anche le palme benedette dal nostro vescovo. Ovviamente non ci deve essere la corsa al supermercato a prendere le palme perché rimarranno quelle benedette con la benedizione del vescovo che ci sarà con la messa di domani alle 18 tutta la settimana. Quindi quando si va a fare la spesa possiamo ritirare e prendere la palma e portarla a casa. Per quanto riguarda l'igienizzazione, stiamo igienizzando tutte le vie, le rue, le strade del centro, dei quartieri e di tutte le frazioni. Abbiamo fatto tre quarti del territorio, man mano lo completiamo tutte le singole vie. Stiamo facendo anche all'interno dei parcheggi, vicino alle attività commerciali, nei parchi dove c'è maggior affluenza di persone in giro. Ovviamente sui parchi abbiamo in parte anche recintato perché stiamo cercando di evitare, visto che ancora vediamo troppa gente in giro. Questa settimana ho aderito all'iniziativa dell'ANCI, del presidente Antonio De Caro, e abbiamo fatto un minuto di silenzio 2 giorni fa davanti all'Arengo per ricordare tutti i tanti morti, in particolar modo della provincia di Bergamo, ma di tutta Italia e della nostra regione per coronavirus. Il CAS, molti mi hanno chiesto e è stato accreditato, quindi lo trovate nell'accredito, fortunatamente, visto che comunque siamo in una grande emergenza, può essere importante per molti. Veniamo alla diretta, all'aggiornamento di questa sera. Per quanto riguarda i dati Gores ufficiali, oggi siamo a 233 casi positivi nella provincia di Ascoli, uno in più rispetto a ieri. Poi ci sono 280 persone in isolamento domiciliare asintomatico e 76 casi in isolamento domiciliare sintomatico. Ad Ascoli Comune al momento ci sono 65 persone risultate positive al tampone da coronavirus. Ancora è presto per dire che siamo in una fase di miglioramento, siamo ancora nel pieno dell'emergenza, però comunque questi dati ci fanno vedere un piccolo spiraglio di luce, quindi bisogna essere ottimisti, ma non dobbiamo abbassare la guardia, bisogna rimanere allerta, bisogna soprattutto rimanere a casa. Noi abbiamo intensificato i controlli, oggi in entrambi i turni abbiamo messo un'ulteriore pattuglia dei vigili, c'è stato un potenziamento di tutte le forze dell'ordine, anche oggi abbiamo fatto circa 120 controlli. Altre 30 di attività commerciali. Stiamo controllando a tappeto perché abbiamo compreso che le azioni sono due. Una è quella della condivisione, anche queste informazioni servono per raccogliere le necessità delle persone. E il secondo è quello del controllo. Dobbiamo controllare per disincentivare le persone ad uscire, quindi continueremo il controllo a tappeto e bisogna cercare di collaborare il più possibile. Quindi vi chiedo un ulteriore sforzo, dobbiamo continuare a rimanere in casa. Lo so benissimo che sta arrivando la Pasqua e tutti noi vorremmo andare dai nostri amici e parenti per festeggiare, però questo è un anno molto particolare, soprattutto è una fase epocale che nessuno di noi aveva immaginato di poter ricordare e quindi purtroppo quest'anno dobbiamo fare uno sforzo per cercare di rimanere in casa e purtroppo evitare Pasqua, Pasquetta, molto probabilmente, come diceva il capo della Protezione Civile Borrelli, anche il 1º maggio. Quindi dobbiamo cercare di tenere con forza questo
sistema che abbiamo creato anche nel nostro territorio che grazie alla straordinaria collaborazione di tutti siamo riusciti a contenere l'infilarsi di questo mostro, il virus. Allora, per quanto riguarda i buoni spesa, molti mi stanno chiedendo, l'invito è quello di fare la domanda attraverso mail o PEC per i buoni spesa e l'invio delle domande, quindi senza recarsi al protocollo. Se qualcuno non ha gli strumenti per poter mandare la mail, ci sono i CAF, i sindacati, ci sono le varie associazioni che stanno collaborando e quindi le trovate. Comunque tutti i numeri di telefono utili li trovate sul sito e sull'avviso, quindi potete chiamare, non venite in comune, noi ci stiamo organizzando per cercare poi di consegnarli a casa i buoni, per cercare di disincentivare l'uscita delle persone, quindi vi chiedo una collaborazione e soprattutto di utilizzare sempre il telefono per cercare di essere aggiornati. Vi comunico in via ufficiale che abbiamo prorogato sia i parcheggi sulle strisce blu per tutti i residenti e l'accesso in ZTL, quindi consentire a chi fa consegne a domicilio, alle persone che hanno magari parenti anziani che si devono recare nelle abitazioni del centro storico, di poter passare in modo agevole e abbastanza accessibile all'interno anche del nostro centro storico. Ovviamente chi ha parenti anziani da assistere, cerchiamo di contenere le visite, cerchiamo di organizzarci e pianificare come con la spesa, anche con il muoversi e andare da un parente o da una persona anziana in modo da non andarci 2 volte al giorno. Allora, per quanto riguarda le agevolazioni sugli affitti, molti mi chiedono, al momento l'Agenzia delle Entrate con l'articolo 65 del decreto Cura Italia prevede un credito sui canoni di locazione relativi al mese di marzo 2020, quindi parliamo del 60% sugli immobili accatastati categoria C1. Ovviamente questo viene stornato previo pagamento, quindi prima dobbiamo pagare e poi richiedere il canone di locazione. Molti giustamente lamentano che a casa non ce la fanno più e quindi cerchiamo di promuovere anche tutte le iniziative di ginnastica e di mobilità a distanza. La Polisportiva SD Vita Sport ha avviato un progetto di ginnastica a casa. Dal 7 aprile si parte con il primo appuntamento in collegamento su Facebook dalle ore 19 e chi vuole partecipare ovviamente può partecipare e c'è anche una raccolta con un IBAN della Polisportiva per raccogliere delle risorse da dare alla Caritas di Ascoli di San Benedetto. Ovviamente oggi è sabato, è il quarto sabato che stiamo a casa e quindi immagino la difficoltà per molti bambini, per famiglie di non poter uscire. È un momento epocale, difficile e complesso, però dobbiamo continuare a mantenere questo senso di responsabilità verso noi stessi e verso gli altri, come l'utilizzo della mascherina. Lo so benissimo che è fastidioso, però deve diventare più che un obbligo un senso di rispetto dell'altro, perché la mascherina è uno strumento, così come i guanti, per contenere il propagarsi del virus dalla persona che magari è un positivo asintomatico e non lo sa e quindi dobbiamo cercare di abituarci ad utilizzarla. Ai supermercati le abbiamo fornite e chiediamo a tutti, in particolar modo quando si va nel supermercato, di utilizzare guanti e mascherine perché il contatto con un prodotto, con una frutta, può essere un potenziale contagio. Quindi
anche i nostri comportamenti si devono modificare perché stiamo entrando in una fase storica e anche nel futuro non pensiamo che si torna così velocemente alla normalità e quindi dobbiamo abituarci ad uno stile di vita differente e quindi sicuramente nei prossimi mesi quando usciremo dall'emergenza ci sarà una fase in cui il distanziamento sociale sarà obbligatorio e quindi dobbiamo cercare di rispettare noi stessi e gli altri. Dobbiamo abituarci, è una fase di cambiamento. A tutti i cambiamenti l'elemento essenziale è la capacità della nostra reazione al cambiamento e non subirla. E quindi bisogna fare un lavoro anche interiore, un lavoro di consapevolezza e di rispetto degli altri. I guanti e le mascherine, invece di buttarli per terra, cerchiamo di iniziare anche da questi piccoli gesti. Li buttiamo nell'indifferenziata. Anche questi gesti sono per tutelare se stessi, ma anche il proprio futuro. Abbiamo visto negli ultimi anni un atteggiamento troppo individualista e poco di rispetto degli altri, e questo è un modello che si è frantumato. Quindi dobbiamo ricostruire anche un modello diverso, dove mettiamo al centro la persona. La crescita delle persone è il rispetto dell'altro e il rispetto dell'ambiente. Oggi voglio fare le mie condoglianze per la morte di Giuliana Margotto a nome di tutta la famiglia. Giuliana è morta questa mattina, non è morta di coronavirus, ma ci tenevo a rivolgerle un pensiero, anche perché alcuni familiari non hanno potuto essere al suo fianco in questa fase, di emergenza e quindi non hanno potuto assistere al proprio funerale. Oggi abbiamo tanti auguri e quindi faccio gli auguri di buon compleanno a due consiglieri comunali, Laura Trontini che ha fatto il compleanno ieri e Piera Seghetti che l'ha compiuto di oggi. Auguri a Benedetta che festeggia i suoi 19 anni, la nipote di Tony, tanti auguri anche da tuo zio. Auguri a Jenny che compie 28 anni. Auguri a Chiara Crocetti che festeggia 36 anni, buon compleanno a Laura Piccioni, tanti auguri anche a Gianluca Giachini da parte di tutta la famiglia per i suoi 50 anni, auguri a Giulia che ieri ha compiuto 4 anni, buon compleanno dalla sorellina Emma, da papà Roberto e mamma Laura e infine tanti auguri alla mamma di Marilena Giovanna, 74 anni, tanti auguri. Oltre agli auguri, io vi ringrazio per la grande collaborazione, vi ringrazio anche per la solidarietà, perché questo è un momento, difficile per molte famiglie che fino a un mese fa non avevano mai chiesto aiuto, oggi con molta, umiltà, anche con, molto rispetto, hanno bisogno di aiuto e quindi ringrazio tutti coloro che stanno aiutando chi sta più in difficoltà e a tutti coloro che stanno vivendo questo momento di difficoltà, dico che saremo sempre al vostro fianco e non rimarrà nessuno indietro, perché l'obiettivo è uscire da questa emergenza con forza, ma non accelerando il passo, ma tendendo la mano a chi, agli ultimi, ai più fragili. E quindi dobbiamo ripartire con un ritmo serrato, ma non lasciando nessuno indietro. E soprattutto è arrivato il momento di iniziare anche a pensare alla ripartenza economica e quindi da un punto di vista politico chiederemo con forza al governo nazionale un'importante azione sul debito perché dobbiamo mettere benzina sulle imprese, non possiamo permetterci di perdere ulteriori posti di lavoro e dobbiamo alimentare le aziende che oggi non sono in condizioni di poter fatturare e quindi dobbiamo garantirgli quel fatturato perché garantire quel fatturato significa mantenere i posti di lavoro e non andare a creare un sistema solo assistenziale. Ne va il nostro futuro. Io vi ringrazio per l'ascolto, ogni giorno cerchiamo di aggiornarvi perché credo sia utile e importante dare tutte le informazioni alle persone che sono a casa, ma soprattutto visto che è un'emergenza che non può risolvere da solo né il sindaco né le forze dell'ordine né le istituzioni, ma dobbiamo cercare di gestirla tutti insieme con il nostro comportamento, i nostri atteggiamenti, la nostra capacità di rimanere in casa. Credo che questo collegamento costante e quotidiano sia utile per gestire al meglio questa emergenza. Vi ringrazio, vi auguro una buona serata, un buon fine settimana.
e cerchiamo di utilizzare queste serate un po' particolari anche per cercare di recuperare un po' di serenità familiare, di godersi un film, ascoltare una musica o leggere un libro. Io vi ringrazio per qualsiasi cosa, siamo a disposizione, cerchiamo di essere al fianco di ognuno di voi. E per seguirci basta mettere il like sulla pagina Facebook o Instagram o inserirsi nel canale Telegram dove ogni mattina mandiamo le comunicazioni e anche il messaggio vocale. Grazie e buonasera.